l'intervista al ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori, padre Michael Perry, giunto in Terra Santa per il quinto giorno del capitolo custodiale. Per la prima volta nella storia, i mosaici della Basilica della Natività di Betlemme sono stati restaurati. Uno sguardo ravvicinato sul cantiere aperto e sui lavori in corso sulle colonne. Sono in 43 e arrivano dal Perù per fare un pellegrinaggio in Terra Santa. Il viaggio è organizzato dalla televisione cattolica JN19. La storia di Agnes Shehade e della Casa della Grazia a Haifa, un esempio di come mettere in pratica l'opera di misericordia di visitare i prigionieri. I frati della custodia di Terra Santa, riuniti in capitolo, hanno visto nel loro quinto giorno di incontri la partecipazione del ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori, padre Michael Perry. Un momento anche per la foto di gruppo. Ecco, faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Con questa citazione del libro di Isaia, il ministro generale ha iniziato il suo messaggio rivolto ai frati della provincia di Terra Santa, definita come la perla della missione francescana, in mezzo ai cambiamenti, l'identità evangelica e carismatica della missione. Credo che viviamo in un mondo oggi tanti cambiamenti, cambiamenti per i beni e anche cambiamenti per il male. Abbiamo qualche cambiamento che tutto questo che ci offrono la possibilità di approfondire il senso della nostra identità, l'appartenenza e anche l'orientamento per il futuro. E questo tocca la custodia in questo momento, l'identità propria, che è questa identità evangelica, questa identità carismatica francescana. Questo è il senso della Terra Santa e la custodia, di celebrare, di fare ricordare il senso del risorto, qual è il significato di Gesù Cristo nel mondo di oggi, specialmente in una situazione tanto difficile che viviamo, che sappiamo, in tutte le parti del mondo. Allora io credo che questo momento è interessante, un momento della custodia, dell'incontro, è un momento per tutta l'Ordine e tutta la Iglesia di riflettere sui valori, il primo valore, la dignità cristiana umana. E secondo, la corresponsabilità che abbiamo grazie a questa identità, dignità, di rispettare, fare rispettare tutta l'umanità. Terzo, la collaborazione. Di collaborare con tutta l'umanità, con gli altri cristiani e musulmani, per creare le condizioni per una vita che Dio vuole e non che noi vogliamo. Veramente è per creare le condizioni per un futuro della pace, un futuro della riconciliazione, un futuro della svolgimento delle condizioni in cui tutta l'umanità può trovare il suo spazio. Padre Michael Perry ha poi parlato della sfida dei francescani nel Medio Oriente, principalmente in Siria. Io credo che questa è la permanenza dei frati minori è una sfida per tutti, che questa è il primo e in qualche modo la vocazione oggi in Siria nostra. Questa presenza per dimostrare che Dio non ha abbandonato il suo popolo. I frati minori sono rappresentanti di Cristo e rappresentanti ambasciatori della riconciliazione. Allora questa doppia dimensione. Siamo lì certamente per consolare la popolazione, anche aiutando con l'aiuto di tutto quello che riceviamo da fuori, aiutare materialmente questa popolazione, sia cristiana che musulmane o qualsiasi. Non avere paura, ma essere uomini di beatitudine, ha sottolineato il ministro generale nel suo discorso introduttivo. Il messaggio è quello che Cristo ci ha detto ai suoi apostoli, di non avere paura, però di non semplicemente stare. Non è una questione di stare. Dio sta invitandoci di diventare, di creare. Di vedere già, di immaginare le condizioni del regno di Dio
qui in Terra Santa, in tutte le parti della custodia, e che il nostro compito è già presentare, vivere come uomini della beatitudine, presentando un futuro diverso per tutti. A Betlemme un nuovo tesoro ha ritrovato la luce. Conclusa la delicata operazione del tetto e della muratura, tessera dopo tessera, mese dopo mese, le sapienti mani dei restauratori dell'Italiana Piacenti S.p.A. hanno infatti riportato al loro antico splendore i mosaici della Basilica della Natività. Un restauro veramente importante, 2000 metri quadri in origine, mentre oggi ne restano solo 150, una bellezza che lascia senza parole, in un tripudio di colori e uno scintillante oro, questi mosaici sono tornati letteralmente a brillare. Il lavoro di restauro che è avvenuto oggi è straordinario sotto un punto di vista per noi molto importante. Mai mano di restauratore ha messo le mani su questi mosaici. Le scene, quelle rimaste, c'è appunto l'incredulità di San Tommaso, ascensione, trasfigurazione nel lato di là, entrata di Cristo in Gerusalemme. Nella navata centrale invece abbiamo i resti di un ciclo molto grande e che raffigurava gli angeli, 24 angeli sarebbero stati in alto fra le finestre. Sotto ci sono concili ecumenici e concili provinciali, uno da un lato, uno dall'altro. Sotto ancora abbiamo la discendenza di Cristo dalla Vangelo di Matteo. Mi è stato riferito che proprio nel corso dei restauri a Betlemme, su una parete della navata, è venuto alla luce un settimo angelo in mosaico che insieme agli altri sei forma una sorta di processione verso il luogo che commemora il mistero della nascita. Sono state queste le parole di Papa Francesco rivolte ai partecipanti all'assemblea della riunione delle opere di aiuto per le chiese orientali, che hanno dato risalto ad una scoperta meravigliosa. Una ricerca su 2000 metri quadrati di intonaco con termocamera e con altri mezzi per arrivare a ritrovare alcune parti intorno a mosaici allargando perché erano stati stuccati intorno e abbiamo trovato il settimo angelo dei sei rimasti che era occultato da strati di intonaco e a causa della mancanza di mezza testa era stato chiuso, diciamo, perché non era presentabile. Questa è una tecnica bizantina. Per i mosaici parietali, che venivano quindi osservati dal basso, il fondo d'oro dei vari personaggi, raffigurato delle varie situazioni, veniva fatto con delle tessere d'oro inclinate, così che la luce incidente del sole, il raggio riflesso, veniva, diciamo, a creare una luminosità eterea attorno al personaggio. Arte che diventa così una realizzazione concreta, frutto di un grande gesto ecumenico che accomuna in questo momento la Basilica della Natività a quella del Santo Sepolcro. Come Elena le costruì insieme, insieme procedono, insieme vanno avanti questi lavori. Anche là si stanno scoprendo cose meravigliose, certamente lo splendore di questi mosaici però è unico. Veramente la comunione qui è già realizzata, è già l'unico. È una comunione guidata dagli angeli che ci portano alla culla di Gesù. Se noi guardiamo Gesù, come si accende la luce intorno a Gesù, così si illumina tutta la storia della Chiesa. San Giovanni Evangelista, San Giovanni Battista, San Damiano sono solo alcuni dei santi raffigurati sulle 50 colonne della Natività che attendono di essere riscoperti. Per questo è stata lanciata per raccogliere fondi la campagna Adottò una colonna promossa da Ziad al-Bandak, ministro palestinese e capo del Comitato per il Restauro della Basilica. Le colonne sono circa 50, di cui 30 dipinte, con raffigurazioni di santi. Il nero fumo li copre quasi interamente e per i primi 2 metri sono state consumate dalle mani dei pellegrini che l'hanno asportato la parte pittorica. La pittura è una pittura a tempera direttamente sul materiale lapideo. Le condizioni dei dipinti sotto sono condizioni molto gravi, colore è stato danneggiato fortemente. I pellegrini che si recheranno così in Terra Santa potranno non solo godere di una bellezza in più rispetto al passato, ma di una bellezza che parla al cuore, alla mente e allo spirito. Oh, oh, oh.
tempo serve a cambiare il cuore dell'uomo? Meno di una settimana. È quanto esprimono i volti e le parole dei 43 pellegrini peruviani giunti in Terra Santa dal 7 al 16 giugno con un desiderio: tornare alle radici della propria fede e trasmetterla agli altri. È un momento molto difficile da spiegare. È un momento molto difficile da spiegare. Sto vivendo sopra le nuvole. Sono molto commosso spiritualmente e come essere umano. Come essere umano. Mi sento molto emozionata. Sono molto commossa per essere venuta qui in Terra Santa. Ringrazio il Signore che mi ha portato con l'amore che nutre per me. Cammino dove Lui ha camminato, seguo le sue orme per poter continuare anch'io a seguirlo e ad annunciare il Vangelo ai miei fratelli. Seguire evangelizzando, chiamare a mis hermanos, a mis prójimos. Il pellegrinaggio si ripete ogni anno ed è organizzato in parte dalla televisione cattolica JN19. Sotto la guida del suo direttore, padre Manuel Rodriguez. Credo sia un posto molto speciale e indimenticabile, che ci consente di continuare a vivere la nostra fede, ricevendo dal vivo e direttamente il messaggio delle pietre, dell'acqua, dei percorsi e soprattutto dei luoghi dove Gesù fece miracoli, dove Lui ha agito. Il gruppo ha cominciato il proprio percorso dalla Galilea. Giovedì 9 giugno ha partecipato all'adorazione eucaristica nella Basilica dell'Annunciazione di Nazareth, per poi visitare e rivivere i luoghi salienti del Vangelo in diverse regioni e paesi della Terra Santa, fino a giungere a Gerusalemme. Nella Città Santa i pellegrini hanno percorso passo dopo passo la Via Dolorosa, fra canti e preghiere. Questa è un'esperienza che... È un'esperienza che tutto il mondo dovrebbe fare. Peccato che sia lontano, ma c'è molta gente che è presente spiritualmente, con tutto il desiderio di venire qua. A loro racconteremo quel che è successo, porteremo foto e video per permettere loro di vedere, in modo che almeno spiritualmente è come se fossero venuti. E spiritualmente aver llegato acá. È un cambio di vita. È stato un cambiamento di vita, già a partire da quando siamo arrivati, perché d'ora in poi, quando ascolteremo i Vangeli, la nostra mente tornerà qui, a questi luoghi che abbiamo visto, dove abbiamo pregato, cantato, ascoltato le spiegazioni della guida, il Vangelo. Tutto ciò è importante per fortificare la fede e allo stesso tempo trasmetterla agli altri. Anwar ha affrontato alcune difficoltà nella vita e le sue scelte l'hanno condotto ad un punto da cui è difficile tornare indietro. Quando avevo 14 anni ho iniziato a usare droghe leggere e poi gradualmente sono passato all'uso di droghe più pesanti. Durante questo periodo sono stato arrestato e rilasciato ripetutamente e tornavo sempre alle droghe. In nessuna di queste volte ho iniziato una terapia o ho cercato l'aiuto di qualcuno per abbandonare quel vizio. La storia di Anwar è iniziato a cambiare quando ha trovato la Casa della Grazia ad Haifa. Questa casa è stata fondata nel 1982 da Agnes Shehade e da suo marito per aiutare gli ex prigionieri a reintegrarsi nella società. Mio marito, Camille, aveva un amico che è stato in carcere per un lungo periodo. Attraverso di lui, Camille ha conosciuto la vita dei prigionieri e ha scoperto che una volta che possono lasciare la prigione, non hanno un posto dove andare. Dunque Camille ha pensato che sarebbe molto importante fare qualcosa per loro, offrirgli una casa e una chance per ricominciare. In special modo in quest'anno giubilare istituito da Papa Francesco, la Chiesa Cattolica invita i fedeli a meditare e a praticare le opere di misericordia. Ero prigioniero e mi hai visitato, sono state le parole di Gesù prese dal Vangelo di Matteo che hanno ispirato la Chiesa a definire la cura per i prigionieri come una delle opere di misericordia. Attraverso le persone che vivono qui, che soffrono molto, ma che ancora credono in cose buone e che possono cambiare, ho avuto modo di riflettere e ho potuto constatare quanto sia grande Gesù, perché è sempre disposto ad accettarci e a perdonarci. Io non sono migliore di nessuna persona che è stata in prigione. Anch'io ho tante cose per cui chiedere perdono ad altri.
lots of things people have to forgive me for. Camille e Agnes hanno vissuto in modo radicale la misericordia e hanno dato grande fiducia a coloro che venivano scartati dalla società. Ai miei genitori piaceva l'idea che crescessimo in mezzo a queste persone. Noi ci sedevamo allo stesso tavolo per i pasti. Quando i miei genitori uscivano di casa, badavano a noi ex ladri, ex assassini, ex spacciatori. È stata un'esperienza unica e molto bella. Oggi io lavoro come consigliere nella Casa della Grazia. Lo devo ad Agnes e ai suoi figli che mi hanno scelto e mi hanno incentivato a formarmi come assistente sociale. Grazie a Dio sono riuscito a farcela e a trovare questo lavoro. Io cerco di aiutare i giovani che vengono qua basandomi sulla mia esperienza di vita e sul percorso di recupero dalla dipendenza. La pratica costante di un'opera di misericordia attraverso la vita e l'istituzione fondata da Agnes e Camille ha dato e continua a dare una nuova opportunità e una speranza alle persone emarginate dalla società. Io sogno di potermi sposare, di crescere i miei figli e di continuare nel lavoro che ho iniziato mentre ho vissuto qui nel processo di reintegrazione.